Benvenuti all'angolo della cultura e della poesia. Oggi diamo il benvenuto a un artista poliedrico, un poeta, scrittore di Castellammare di Stabia. Diamo il benvenuto ad Enrico Del Gaudio. Benvenuto Enrico. Buonasera a tutti. E allora, uno special dedicato a Enrico, le sue poesie, fra l'altro vincitrici di diversi concorsi letterari, e quindi partiamo con la prima domanda. Allora Enrico, intanto complimenti per i tuoi successi, io leggo tantissimo i tuoi post su Facebook. La prima domanda è: come e quando nasce la tua passione per la scrittura, in particolar modo per la poesia? Innanzitutto mi pregerei di ringraziare te che mi hai invitato a questo angolo dedicato alla poesia. E quindi tu mi chiedi quando è nata la mia passione per la poesia. Io ho ricevuto l'anno scorso, nel 2018, sembra sì, l'anno scorso, nel 2017, non ricordo bene, il premio alla carriera, che l'ho pigliata ad ardore. L'associazione si chiama Orme di Cultura ed è presidente, di cui è presidente Gaetano Catalani, e mi ha premiato con il premio alla carriera per 50 anni che io faccio questa cosa, così a grandi linee. Ma mi posso ricordare un anno ipotetico, penso intorno al 67-68, quindi saranno più di 50 anni. Ascoltiamo una poesia tratta da Specchi d'arcobaleno. Le mani di mio padre. Il suo ricordo raccontato ad un amico. Io ricordo le mani di mio padre e le dita, ne aveva 9. Perché una gli era saltata via da una sventagliata di mitra, esplosa da una ronda di tedeschi durante la guerra del 43. Fu colpito mentre cercava di mettersi in salvo durante un rastrellamento, per sbaglio. Cercavano dei partigiani. Lui, alla vista dei soldati, scappò. Quella fuga gli costò il pollice della mano sinistra ed un femore, 13 colpi, tutti a segno. Fu salvato da una cinghia di cuoio spessa che deviò il colpo, altrimenti gli avrebbe trapassato il corpo. Lo credettero morto e andarono via. Un anno in un letto, tra lenzuola putride e medicine esistenti. Brutta guerra, maledetta. Le tue mani, le sue mani, il mio viso di fanciullo, il più delle volte non me lo accarezzavano, ma facevano ben altro. Ma posso dirti, amico mio, vedi, non so se tu adesso mi stai guardando, ma adesso io mi sto commuovendo. Sai quante volte vorrei ancora qualche schiaffo. Basta che lui fosse ancora con me. E invece non lo è più, né lui né mamma. Una mancanza infinita è un vuoto che non lo potrai colmare con niente, con nessuno. La perdita dei genitori è come perdere l'identità. Ti manca sempre qualcosa, sempre. Da Napoli in Sicilia e in particolar modo a Camporreale sei risultato vincitore nella sezione A, primo classificato quindi, con una poesia dedicata a un nostro eroe siciliano. Sì, un nostro eroe siciliano, come dici tu. Voi dovete essere onorati ad avere questo eroe che veramente ha fatto quello che pochi hanno fatto in Sicilia. Ha difeso con la sua vita, donando la sua vita per un principio unico e inalienabile, il diritto di avere la democrazia e di parlare e far valere le proprie ragioni. Giuseppe La Franca. Quindi io ho scritto un tema su questo tema della legalità. Questa uccisione di Giuseppe La Franca l'ho portata in una poesia che si chiama Il giorno degli sciacalli. E quindi ascoltiamo la poesia.
Bene, allora, la devo leggere perché non la ricordo a memoria. Il giorno degli sciacalli a Giuseppe La Franca. E venne l'alba infame, gli sciacalli avevano milato la lor preda, la longa manus avea decretato che tu dovevi essere ammazzato, perché non ti piegavi più al ricatto di cedere i terreni di famiglia. E così fu, firmata la sentenza, mentre si stropicciava gli occhi il giorno, nel pallido mattino d'un gennaio, di quella triste era di mattanze i lupi, a tracollo la lupara, uscivano a eseguire il biego impiego. Poi il vile piombo diventò saetta, quando tra fango e gelo ti lasciò, con gli occhi stralunati verso il cielo, e ti squarciò l'immacolato petto. Aspligna terra, cruda, stretta in pugno, l'hai custodita sino alla tua morte. L'avevi ancora tra le dita il palmo delle tue mani prima di morire nella brulla campagna di Grisì. Grumo di vita, sacrificio immane, uomo qualunque divenuto eroe, assiso oggi tra i giusti di Sicilia, in te trovò ragione la giustizia. Sarai additati negli anni futuri esempio di coraggio tra le genti. Non avevi ceduto, non potevi, non si doveva darla vinta al male. Erano i figli, lei, la donna amata, l'orgoglio che deriva dal diritto a cui non si poteva venir meno, che te lo imponevano il martirio. La tua dignità d'uomo per bene, la fede tua incrollabile e testarda alla vera giustizia tra le genti, non era da lasciare venir meno. Non si poteva, no, non si doveva abdicare alla tracotanza. Prima la dignità e poi la vita. Bellissima questa poesia, Il giorno degli sciacalli. E, sempre a Camporreale, e tu naturalmente, oltre a ricevere il premio, come primo classificato nella sezione A, poesia in lingua italiana con Il giorno degli sciacalli, poi in quella sera hai omaggiato la cittadinanza di Camporreale, in particolare il sindaco Gigi Cino, con una poesia, una sorpresa, una poesia dedicata a un'altra eroina, però questa volta una donna di Camporreale. Sì. Devo dire un poco qualche retroscena perché la cosa deve essere chiara. Questa cosa, come pure per Giuseppe La Franca, perché io, chiedo scusa, non conosco la storia siciliana. Dicevo, come pure per Giuseppe La Franca, me l'hai fatto notare tu questa storia, io poi sono andato a documentarmi e ho scritto di Giuseppe La Franca. Mentre invece poi di Maria Saladino questa settimana ne abbiamo parlato con te al telefono e tu mi dicevi fai una sorpresa al sindaco. Io dico in 2 o 3 giorni come faccio a fare una sorpresa, a scrivere di una donna che voglio dire ha un retroscena di umiltà, di umanità, di altruismo, posso dire infinito, perché quelle che ha fatto questa donna, perché io poi sono andato a documentarmi, sai che io l'ho vista sulla Rai, Rai. C'è un video sulla Rai, lei ha fatto Uno Mattina, ho visto diverse cose sue e quindi mi sono informato su questa donna e sono rimasto praticamente basito da quello che ha fatto questa donna. E nel mio piccolo ho voluto omaggiare la città di Camporreale e nella persona del sindaco con questa poesia che io ho chiamato Mater. Vuoi che la legga? Sì, la devi leggere. Allora, Mater. Madre di chi non ha madre, in memoria di Maria Saladino. Madre, sei stata di chi non ha mamma, tralcio d'amore in mezzo alla zizzania, di senape, granello tra le pietre,
sei germogliata in mezzo al malaffare, ma producendo solo buoni frutti. Le mani tue, piccole, minute, sempre a servizio di chi non ha voce, gli ultimi scarti della società. Mani scuscite nel donare pane alle mille e più bocche da sfamare, dei tanti fanciulletti abbandonati che quotidianamente incontravi. Porto sicuro dei tanti reietti che solo in te trovavano ristoro per rischiarare ancora un altro giorno. Attenta sempre ai più bisognosi, hai dato voce a chi non ne teneva, speranza a chi l'aveva ormai perduta ed un sorriso a chi sempre piangeva. E così andava la tua vita, a tratti, solo in salita e mai una discesa, sempre arrancando tra un fanciullo e l'altro, per dare a ognuno un poco di futuro, affinché non deviassero la strada tra malaffare, mafie e camorrie. Per loro sei partita per le Americhe ad elemosinare soldi e pane. Pane per gli affamati, stracci vecchi e dollari per farci poi una scuola che permettesse a tutti di studiare. Il tuo sangue e luce lo racconta, bimbi senza sorriso lo rivela, gli emarginati, i niente, i bisognosi ora sono tutti orfani di te. Ognuno prega ed in cuor proprio spera un giorno di vederti sugli altari. Beata tra i beati, in paradiso, dove son certi tu li guardi ancora, che li proteggi anche da lassù e che non li abbandonerai mai più. Enrico, qual è il consiglio che tu dai ai giovani, ai nuovi poeti, ai nuovi scrittori? A dire la verità non sono in grado di dare dei consigli, ma se mi posso permettere così sommessamente leggere quello che hanno fatto gli altri prima di noi, perché io ho imparato leggendo, sono un autodidatta, sono un modesto geometra e esercito la professione di agente in affari e mediazioni. Ho letto tanto, ho imparato la metrica, ho imparato la rima, ho imparato il sonetto, ho imparato tante, il verso libero, tante e tante di quelle cose, ma leggendo, solo leggendo, questo è il consiglio che posso dare ai giovani. Leggete quelli, chi ha scritto prima di voi, altrimenti di tante ce n'era uno solo, di Petrarca lo stesso, di Leopardo lo stesso, non ne abbiamo bisogno di altri autori. Tutti scrivono poesie, ma chi sono i veri poeti? Allora, i veri poeti sono coloro, ma io non so come appellarla questa risposta. I veri poeti sono coloro che dimostrano, non vincendo solo i premi, ma dimostrano con i fatti il loro saper scrivere, perché la poesia è come un muratore. Se un muratore sa fare solo lo stucco, se un muratore sa fare solo le fondamenta, se il muratore sa fare solo i solai, montare solo i solai, per me non è un muratore. Il vero muratore o l'imprenditore deve capire del palazzo a partire dalle fondamenta fino all'ultimo piano del palazzo, quindi ne deve capire di tutto, e questo secondo me è il vero poeta, colui che sa fare la metrica, il verso libero, ne capisce di rima, il sonetto, l'ottava, il quinario, il settenario, deve capire l'endecasillabo, deve capire di tutto. Questo è per me il poeta. Dopo questa domanda, quindi, ascoltiamo un'altra poesia tratta da Specchi d'arcobaleno. Sempre da Specchi d'arcobaleno, edito da Monetti e Ragusa, vi leggo da Quando manchi tu. Più non mi specchio negli occhi tuoi argentini, la voce tua non odo più d'intorno. Sono sull'uscio della casa vuota e sconsolato guardo il mio giardino. Rimane sempre là il melograno e il salice che piange nella sera. Il vecchio figo, stanco e arrugginito, più non protende i rami secchi al cielo. Chi curerà la siepe di rosine?
la grande ortensia con la margherita, il glicine davanti alla cucina, le piante di begonia al davanzale. È tutto un abbandono qua d'intorno, da quando manchi tu, qui tutto muore. L'autunno della vita s'avvicina, l'inesorabile vecchiaia è ormai alle porte. Le nostre belle estati, le ricordi? Le tue risate insieme con gli amici, le tante cene sotto il porticato. Solo un ricordo antico, ormai sbiadito. È sera, e in questi spiccioli d'ottobre ripenso alla mia vita insieme a te, a tutti quei momenti spensierati che come un soffio son volati via. Mi adagio sulla panca di castagno che tante volte ci ha tenuto in grembo, la mano nella mano, stretti, a raccontarci i sogni del futuro. Ormai non ci sei più, sei andata via. Ed io, col desiderio di incontrarti, vendo i miei occhi al sonno salvatore, con la speranza di non aprirli più. Che cosa è la poesia per Enrico Del Gaudio? È una bella domanda. La poesia, uno stato d'animo, una rivolta interiore. Si possono dire tante cose sulla poesia. Poesia intesa come P maiuscola, poesia come moto dell'anima. Io penso che la poesia oggi per me è amicizia tra le genti, perché attraverso la poesia ci si conosce da Trieste fino alla Sicilia, alla Sardegna. Io ho fatto delle prefazioni per un libro di una poetessa sarda, e quindi ritengo che la poesia sia un momento di aggregazione tra il pensiero dei poeti, degli uomini in generale. Questa è per me la poesia. Un pensiero riguardante i concorsi letterari. È una nota dolente. La verità. È la verità. Allora, i concorsi letterari oggi ce ne stanno, ma proprio tanti. Allora, ritengo che... Io ho fatto tanti concorsi, ne ho vinti pure tanti. I concorsi letterari dovrebbero essere disciplinati, secondo me. Avere, voglio dire, dei canoni precisi. Oggi, se non si raggiunge, tanto per dire, 150 poeti, non si può fare concorso letterario. Perché non si può portare alla premiazione un concorso che fa 15 poeti, 20 poeti. Io ho vinto il concorso di tal de tal in quella tale città. Con 15 poeti, che cosa hai vinto? Non hai vinto nulla. Allora io dico, ci dovrebbe essere una certa disciplina. Poi che cosa succede? Che Tizio fa il concorso e Caio partecipa e Caio viene premiato, poi il concorso lo fa Caio e Tizio partecipa e Tizio viene premiato. Allora dico io, questa è una premiopoli continua tra l'uno e l'altro. Non voglio parlare nello specifico, ma è diventato proprio un guazzabuglio sto fatto dei concorsi letterari. Ascoltiamo una poesia tratta da Specchi d'arcobaleno. Allora, Enrico Del Gaudio nasce principalmente come poeta vernacolare. Adesso vi faccio sentire una poesia che è stata molto premiata e parla in generale di chi uccide i figli prima che nascono, degli aborti. Difatti la poesia si intitola proprio così, aborti. Non guarderanno mai un raggio di sole, occhio inserrato per l'eternità. Ittate in otto con una munnezza in danno guascionetto mi sa via. Su scarte su città, scornanno a scondere, si fa cuttiel senza amore mamma. Si tengono i russetti, il riso favasi, mentre tenen in mano l'ordi sangue, si stronza che s'accirano in da panza a un innocente che non può parlare. Scrupolo non lo fanno, io peccato, sono zerra in tuo cuore, zitto zitto, può conservare la dignità fa solo. Può dire, uè ma perché mi accida? Quando ha chillato fate l'hai tenuta,
a esse tutte e a me me li va la vita. Pur io voglio tenere il diritto di nascere, dimmi la data e non mi vuole mai. Non avevo piacere, si fa a mano, tutte le mattine mi portava a scuola. Vedermi e camminare il primo volta, mentre mi manteneva un buon da seggio, e tu che mi imparavi i primi passi. E quando a stente mi imparava a dicere tutto struppiato, un uomo tuo. Mamma, che ti bastava a farle questo sforzo? Non piatti più, che ti gustava a tavola? A domani due, mangiano tre. Ti ha già regalato la gioia vivere. E tu soltanto a morte mi sai da. Mo posso duro il cuore, che ci tiene? Una prete che non tiene forti sbattere, noti incarnate che sapo solo accidere. Si pensa a un animale, è più feroce, quando le tocchi i figli sono capaci e da zannà se tu lo fai male. I bestie non conoscono la ragione e non si fanno scrupoli di accidere, ma i figli dentro la panza non si accidono, pure per loro esiste una pietà. Chiudiamo con l'ultima poesia tratta da questa tua bellissima silloge che si intitola Specchi d'arcobaleno. Dedicata a mia mamma. Mia mamma ha fatto a Napoli, si dice, a Casonara, con lei che cuciva i pantaloni ed era specializzata nella confezione dei pantaloni. Lei teneva una piccola Singer molto vecchia, era 1920-1925, l'epoca del fascismo. E noi campavamo con il lavoro di mia mamma, perché mio padre fu sparato dai tedeschi, era pensionato e pigliava 12.000 lire al mese, e mia mamma si arrangiava facendo proprio questo mestiere di sarta a Casonara. Io ho avuto i miei grembolini, i miei calzoncini, le mie camiciole, tutto cucito da mia mamma, perché non c'era la possibilità di andare al negozio per comprarli. E io, quando era ancora in vita, gli scrissi questa poesia che ancora oggi mi commuove e che tenterò di leggervi a memoria. Perché quando lei guadagnava qualcosina mi dava una 10 lire, io questa 10 lire me la conservavo fino a che non riuscivo a farne 100, perché poi veniva la festa patronale e durante la festa patronale noi ci asfaziavamo, cioè la spendavamo tutti comprandoci lecca-lecca, comprandoci tarallucci, andando sulle giostrine durante la festa patronale. Quindi 100 lire dedicate a mia mamma. Io mi ricordo che quando ero guaglione e andava a scuola senza mai una lira, i compagnelli miei senza dolore spendevano i 50 e i 100 lire dentro la bottega di Giovannina. Una mattina, come niente fosse, una scatolella verde che mandina, una busta di caramelle gialla e rossa, i bacchettelli neri, i liquirizi, i strisciolelli, le gomme americane, un franfollicchi di zucchero e che sfizia, un lecca lecca che angiaccava in mano. E che lo doce infame di sciucciù. Appena ti toccavi i cannarini, certo a mangiare non affinivi più. Avevi pure a mamma 100 lire, però con me campava una settimana. Ogni mattina solo 10 lire. Che là mi stipavo pure di mano. Povera mamma mia, quando ha nottato, ti sei passata a cosere e a stirare. Ne hai fatto sacrifici, indussegate, per guadagnare una lira per campare. Che la sincera, mezza sgangariata, ne è cazzuta, cazzona e mandasina per mi fare compare insieme con l'altro, per mi fare davanti una signorina. Mo che mi hai sposato, oh bicio, pensa. Sapesse quanta volta mi rammenta oggi che a 1.000 lire a noi ci avanza e che la 100 lire fa testiente. E beh, vi giuro, quando è certo il Dio, spenga tanta denaro, a 100 denaro, ma che la 100 lire, mamma mia, la tenga in tuo cuore conservata. A mia mamma, Annunziata Miene.
Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Enrico, io ti ringrazio per essere intervenuto. È stato un piacere essere qua, figurati. Ti ringrazio tantissimo per le poesie che ci hai recitato, per l'emozione che ci hai trasmesso con questa meravigliosa silloge che si intitola Specchi d'Arcobaleno e Merri Editore, dove è possibile acquistare. Monetti e Ragusa, sta nelle edicole. E anche sui social Sì, anche sui online, social, certo. sui siti Sui siti online. online, certo. Bene, Enrico, ti ringraziamo e naturalmente noi vi aspettiamo in una nuova puntata dell'Angolo della Poesia. Grazie. Grazie a voi.